Bentrovati con Carpe Diem, un saluto a tutti i nostri telespettatori e anche a coloro che ci seguono dallo streaming del nostro sito. In questa puntata in cui, come sempre, affronteremo temi di attualità dal Covid, ovviamente all'emergenza sanitaria, ai vaccini, una corsa contro il tempo per cercare di capire che cosa succederà domani e cercare di capire come ci si può organizzare il futuro in questo momento, dopo un anno della pandemia ancora in corso, ancora molto complicato. Non vi do altre anticipazioni su questa puntata perché vi presento subito gli ospiti. In collegamento con noi c'è il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ringrazio per essere tornato di nuovo qui da noi a Carpe Diem. Buonasera e bentrovato. Buonasera, io ringrazio voi per l'invito. Poi stasera si preannuncia una bellissima serata perché sono tutti personaggi d'eccezione a Carpe Diem, quindi sono molto contento di essere fra sindaci di così grande valore e di grande consenso. Grazie a tutti gli ascoltatori, un grande saluto. Li vedete sullo schermo accanto al Presidente della Regione e come anticipato da lui stesso ci sono i due sindaci, Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca. Buonasera e bentrovato. Buonasera, buonasera a voi e ai telespettatori. Grazie E il Sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. Bentrovato anche a lei. a tutti. Diversi temi, come vi ho anticipato nel corso di questa puntata, ma partiamo da un tema di stretta attualità, di quello, come vi immaginerete, di cui si sta parlando da giorni ormai, e della diatriba che si è creata da alcune settimane tra Viareggio e Lucca dopo l'annuncio da parte del sindaco Giorgio Del Ghingaro della candidatura di Viareggio a capitale della cultura. Ecco, una notizia che ha subito spiazzato il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che ha tirato in ballo anche il governatore qui presente, Eugenio Giani, ricordando che già a settembre dello scorso anno, durante la campagna elettorale per la presidenza della regione, Eugenio Giani aveva lanciato la candidatura di Lucca e quindi ne approfitto della presenza del governatore qui stasera per partire da lei e chiederle, governatore, come quel giorno in cui aveva annunciato questa candidatura, che cosa si riferiva parlando appunto della candidatura di Lucca a capitale della cultura. E poi le chiedo anche se si sarebbe aspettato che quanto poi accaduto, quindi questo diciamo braccio di ferro tra i due sindaci, anche alla luce del fatto che, non me ne vogliano anche i sindaci qui presenti, in un momento così difficile si cerca di andare quanto più possibile verso un obiettivo comune, visto che stiamo vivendo un momento di devastazione anche economica e in palio ci sono fondi importanti verso questo obiettivo. Ma io ritengo che prima dobbiamo inquadrare che cosa significa il titolo annuale di Città Italiana della Cultura. È un titolo che nasce da una sorta di, come dire, imitazione, ma imitazione non ha un'accezione negativa, ha un'accezione positiva, da un titolo che prima ha avuto grande significato in Europa. E poi negli ultimi anni si è progressivamente un po' svilito. Dal 1985, quindi parliamo di più di 40 anni fa, anzi più di 35 anni fa, che si ha il titolo di Città Europea della Cultura. All'inizio era un titolo particolarmente significativo che creava tutta una serie di eventi, creava una grande attenzione a livello internazionale. La prima città che fu definita Città Europea della Cultura dalla commissione dell'allora CE, ovvero dell'Unione Europea, quella che oggi è l'Unione Europea, e CE stava per Comunità Economica Europea, fu la città di Atene. La magna cultura greca che si configurava con una bella stagione nel 1985, a cui seguì Firenze
nel 1986, ricordo a Firenze ci furono circa 200 iniziative, il Festival dei Poeti condotto dall'allora grande Mario Luzzi, il concerto di Zubin Mehta in Piazza Signoria il 1 luglio 1986 e ricordo ospite di onore furono presenti i capi di Stato europei più importanti, ma il concerto Zubin Mehta lo dedicò all'allora François Mitterrand, detto Le Florentin, per il suo amore verso la Toscana, che era l'ospite d'onore, e poi tantissimi momenti di grande significato. Ricordo tutto il mondo dell'attenzione all'ambiente, allo sviluppo sostenibile, sostenuto allora da un celebre dibattito animato da Vittorio Ripa di Meana, ministro dell'ambiente del governo italiano, che lanciò un famoso messaggio, il manifesto di Firenze sull'ambiente. Ma dopo Firenze seguirono Parigi, Amsterdam. Diciamo per una decina d'anni ebbe un grande significato la città europea della cultura. Poi incominciarono a assegnarla a due città, a tre città. Morale della favola, io sfido qualcuno di voi a capire chi è negli ultimi due o tre anni la città europea della cultura. Se quindi a livello europeo il titolo dopo i primi anni ha perso significato da un punto di vista della promozione di una città, l'Italia ha da qualche anno prospettato analogo titolo a livello italiano. Noi l'abbiamo già visto nel 2017, quattro anni fa, vi è stata una città toscana, Pistoia. Anche in questo caso a Pistoia molti eventi. Devo dire che proprio in questi anni il titolo di città italiana della cultura è stato utilizzato anche per sostenere magari non la città che ha dietro un grande retroterra storico culturale, ma anche per dare delle valenze, diciamo così, molto specifiche di originalità. Pensate che per l'anno 2022, perché nell'anno 2021 con il Covid non è previsto, per il 2022 la città italiana della cultura sarà per la prima volta un'isola, l'isola di Procida. Eppure nell'andare a selezionare Procida nel 2022 vi erano tre città toscane che si erano presentate: Arezzo, Pisa e Volterra. Uno può dire una di queste città toscane ha lottato fino alla fine? Sì, ma proprio l'unica città che non è capoluogo di provincia, ovvero Volterra, che aveva presentato un bel progetto. Del resto Volterra, lo sapete, nella storia della Toscana è stata forse una delle città più, anzi non forse, tolgo il forse, sicuramente una delle città toscane più importanti nell'epoca etrusca. Era nella Decapoli, era un po' la capitale etrusca del centro della Toscana, ma poi durante il periodo romano Volterra ha avuto un grande significato, un grande ruolo. Pensate che poi da Volterra è venuto il secondo Papa dopo San Pietro, San Lino, e pensate nel periodo medievale qual era l'appetibilità di Volterra se lo stesso Lorenzo il Magnifico si dedicò, e è ancora raffigurato nella sala di Lorenzo nel Palazzo Vecchio, nella sua propensione a conquistare Volterra, ma anche Francesco Verrucci, l'eroe della libertà nella Toscana, che combatteva contro gli spagnoli, si dedicò proprio a Volterra. E anzi l'astio di Maramaldo, che lo ucciderà con il colpo di spada a cui lui reagisce, tu uccidi un uomo morto, in realtà voleva vendicarsi, perché contro Maramaldo invece Francesco Ferrucci aveva vinto a Volterra. Quindi una città dal passato illustre, ma che oggi è una città di poco più di 10.000 abitanti, eppure fra Pisa e Arezzo, che si erano candidati, è stata proprio Volterra a contendere nell'ultima rosa delle 10 città a Procida il titolo di città della cultura. Ho inquadrato questo per dire che il titolo di città italiana della cultura non viene fatta per la grande città, ma viene spesso scelto per dare un significato. In questo caso il Ministero ha voluto per il 2022 dare spazio a un'isola. Allora, io quando in campagna elettorale ebbi modo con Alessandro Tambellini, con
una persona a me molto cara e ancora di più a Tambellini come la Fazzi che era con noi, mi sentì di prospettare per Lucca la città italiana della cultura, perché vedevo nel 2024 questo appuntamento che era l'appuntamento su Puccini, il centenario. In questo caso devo dire che non mi preoccupavo più in questi mesi di parlare dell'argomento, perché comunque è relativo al 2024, ancora c'è da scegliere la città italiana della cultura per il 2023, ma Giorgio Del Ghingaro noi lo conosciamo bene, è un uomo di grandi intuizioni, grande capacità di movimento, e quindi ha anticipato tutti nel contesto attuale rilanciandolo. In realtà è più che plausibile che si accenda questa attenzione, perché effettivamente l'anniversario, il centenario di Puccini diventa un elemento di grande importanza, di grande valenza. Ma lei quando ha lanciato in quel contesto al Polo Tecnologico la candidatura di Lucca Capitale della Cultura per il 2024, a che cosa pensava? Lucca intesa come? No, cioè Lucca è una preziosità della cultura internazionale, Lucca è una città che sul piano della cultura va ben oltre quelli che sono questi titoli che si danno giustamente per promuovere, ma con una valenza molto mediatica e turistica. Intesa Lucca come Lucca e Viareggio. Lucca è una capitale non solo di quello che è stato uno Stato che, non dimentichiamolo, è arrivato al 1847 provenendo diciamo da una vita di sostanziale autonomia e capacità di identità da cinque secoli, da quel Guinigi che sappiamo quanto creava il meccanismo della signoria che solo poche città hanno offerto, e Lucca è una di queste, e conseguentemente Lucca è una città che nelle sue è una delle più belle città da un punto di vista di conformazione urbanistica, perché le mura sono qualcosa che offre un profilo unico e straordinario, ma contemporaneamente se andiamo a vedere dentro, dalla cattedrale San Martino a tutte le varie basiliche, se andiamo a renderci conto cosa ha significato il taglio napoleonico a Lucca, ricordo capi di Stato entusiasti quando fu realizzato il vertice europeo. Lucca, insomma, ha un profilo di una delle grandi capitali della cultura italiana. E Presidente, parte, secondo lei, dovrebbero unire le forze? Ma il Presidente della Regione non può che dire questo, perché da un lato c'è Lucca con questo aspetto e questo profilo così straordinario, dall'altro c'è una Viareggio che, e devo dire, dobbiamo fare i complimenti al Sindaco Del Ghingaro, ricorda i 200 anni dalla costituzione della città, ma pensate che cosa significa il Carnevale, che ha una prospettiva e un eco internazionale, pensate cosa significa la contemporaneità del Liberty e del Déco che esprime Viareggio, pensate che cosa significa da un punto di vista di attenzione dei grandi artisti contemporanei, a partire da Biani che con la sua donazione ha detto molto di quello che è il museo che oggi troviamo in Piazza Mazzini a Viareggio, e onestamente noi ci troviamo ad avere due centri di eccellenza in Lucca e Viareggio, se si uniscono non è per nessuno. La interrompo per problemi di tempo, vado un attimo da Alessandro Tambellini. Nel frattempo Giorgio Del Ghingaro rivendica il fatto di aver proceduto con atti istituzionali e la candidatura sta anche per essere passata al vaglio del Consiglio Comunale. L'opposizione, parte dell'opposizione, l'accusa di non aver fatto nulla in questi anni, e anzi l'opposizione l'ha anche accusata nei giorni scorsi di aver proposto questa candidatura e che l'amministrazione avrebbe fatto orecchie da mercante. Lei che cosa risponde? Dunque, ma guardi, io non accetto questa sua visione, perché è una visione che mi interessa veramente poco. La contrapposizione tra chi governa e l'opposizione è una contrapposizione estremamente sterile, ma lei sa quando si presentano le candidature? Sa che le
la prima manifestazione di interesse per il 2024 si conclude il 31 luglio del 2022, quando... No, certo, quando, sindaco, ma non è una mia visione, ho solo riportato... più, tra l'altro. Certo, no, 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 ho riportato no, quanto aspetti, dice l'opposizione. Mi faccia parlare per l'opera, se... Perché, certo. Dunque, che i tempi saranno, per presentare il dossier, se non vado errato, saranno 31 di dicembre del 2022, quindi siamo in tempo per far tutto. Non esistono primogeniture in questo caso. Noi avevamo un'idea di Lucca città della cultura comprendente un territorio, perché non parlavamo soltanto per noi, intendevamo parlare per un territorio ampio, prendendo come riferimento il centenario pucciniano, che va, ripeto, il 2024, ma potrebbe essere anche il 2026 per la prima di Turandot, tra l'altro, perché sono centenari molto vicini, ritenevamo che nella valutazione di Lucca città della cultura fosse compresa anche, per esempio, Pescaglia, il comune di Pescaglia, o fosse compresa Massarosa, il comune di Massarosa, e anche Viareggio. Perché? Perché pensavamo e riteniamo ancora che Puccini possa unificare un territorio, il territorio su cui ha agito, su cui è vissuto, è nato a Lucca, ma poi è vissuto a Chiatri, ancora a Lucca, è vissuto a Viareggio, e pertanto la nostra idea era un'idea di questo genere. Poi, ripeto, metteremo insieme la candidatura e sarà il momento per riordinare ancora anche le nostre attività culturali, per dare nuovo impulso, e vediamo come riusciremo, vediamo come potremo fare. Quindi non abbiamo nessuna pretesa di strafare in nessun senso, siamo persone molto 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 ragionevoli, e quindi ci muoviamo. La nostra intenzione era muoverci in un ambito. Tra l'altro, aspettavamo, in modo credo giusto, corretto, anche di ritrovarci dopo la fase elettorale con gli altri sindaci, con le altre istituzioni che si occupano di Puccini, per avviare nuovamente, per riavviare il percorso che abbiamo già intrapreso presso il Ministero per la nomina di un gruppo che si occupi poi dell'anno pucciniano, nel proprio. Quindi partivamo e tra l'altro ancora. Sindaco, i tempi rischiano anche di slittare, perché già quest'anno sono slittati con la riconferma di Parma, proprio per problemi di pandemia, quindi si rischia di slittare anche oltre il 2024. Vedremo, che è l'anno del centenario di Puccini. Non credo che ci sia, che a maggior ragione, non credo che ci siano frette specifiche, particolari e via discorrendo, quindi non vedo proprio il motivo di questa contrapposizione. Poi Viareggio farà la sua parte in questo contesto, in questo ambito, Lucca farà la sua parte. Poi c'è il presidente della regione qui, se voglio dire, ricorderà sicuramente quello che disse Pier Capponi a Carlo VIII: voi suonate le vostre tombe e noi suoneremo le nostre campane. A Lucca di chiese ne abbiamo 105 censite, qualche campanile è rimasto, se ci mettiamo a suonare le campane qualcuno ci sentirà. Voglio dire, questo è il dato di fatto. A noi premeva e preme ancora, primo, rilevare come l'anno pucciniano è un anno fondamentale per Puccini, che è un patrimonio generale di tutti, non è un patrimonio di alcuni. Puccini rappresenta un patrimonio che riguarda un universo, un mondo per certi conti. Poi avevamo questa concezione territoriale ampia, perché era questa l'occasione per la promozione delle terre di Puccini. Abbiamo fatto una campagna pubblicitaria portata avanti dalla Camera di Commercio, insieme ovviamente a noi, si chiama The Lands of Giacomo Puccini, quindi le terre di Giacomo Puccini, e proprio per questa ragione la nostra concezione era inclusiva. Se inclusiva non deve essere, si può benissimo fare anche in un altro modo. Abbiamo certo strumenti, modi e possibilità per fare anche in un altro modo.
Vado dal sindaco di Viareggio brevemente e le chiedo, sindaco, lei che ha annunciato appunto la candidatura di Viareggio, come mai questa fretta quindi di portare avanti tutti gli atti istituzionali in consiglio comunale dal momento che, come lei ben sapeva, appunto Lucca si era presentata per prima, tra l'altro quel giorno c'erano anche membri della sua maggioranza. Come mai ha portato avanti così in fretta questi atti? Ma no, le devo dire che la devo, diciamo così, provo a correggere la strada tutta tortuosa che lei ha preso. Allora, intanto non c'è nessuna fretta. Noi abbiamo fatto le cose con calma in questi mesi, coinvolgendo in maniera naturalmente riservata molte personalità, per capire se noi potevamo avere le carte in regola per presentare Viareggio quale capitale della cultura nel 2024, che è il centenario della morte di Puccini. Lo abbiamo fatto quindi con molta calma nei mesi scorsi e lo abbiamo reso pubblico in consiglio comunale, in una sede istituzionale, pochi giorni or sono, una settimana or sono, facendo contemporaneamente tutte le, diciamo, i passi istituzionali che si fanno in questi casi, quindi avvertendo il Ministero e la Regione Toscana di questa nostra intenzione. Devo anche uscire dagli alti tornanti della contrapposizione. Qui non c'è nessuna contrapposizione e ci mancherebbe altro. Cioè, vorrei allora uscire, abbiamo capito male. Vorrei uscire dai campanili e dalle trombe e dalle campane. Qui non c'è assolutamente nessun tipo di contrapposizione. C'è una legittima scelta di un territorio che ha subito delle complicazioni, come voi sapete, negli anni passati, a causa di un dissesto. E questo territorio che è uscito dal dissesto ha voglia di riaffermarsi. È un territorio molto dinamico, è un territorio, come dire, fattivo dal punto di vista produttivo e dal punto di vista, diciamo, dell'innovazione, e soprattutto è un territorio ricco di cultura e di beni culturali. E questo territorio vuole semplicemente far vedere che è in grado di poter, diciamo, di potersi confrontare con altri territori italiani, perché ha le carte in regola per farlo. Quindi ci mancherebbe se io mi voglio scontrare con Lucca piuttosto che con Siena, piuttosto che, ma non ci penso nemmeno. Quindi non lei sarebbe disposto a mettere insieme le forze con Perno, Lucca capitale e unire allora tutto il territorio provinciale? Non è mia intenzione contrappormi a nessuno. Lo abbiamo detto, il mio è un movimento positivo, non certamente negativo, è un movimento positivo che però necessariamente non vuole essere una, come dire, non vuole avere atteggiamenti di sudditanza nei confronti di nessuno. Viareggio ha le carte in regola per potersi presentare, lo farà naturalmente. Per noi interessa prima di tutto il percorso, come ho già detto tante volte, e cioè questi 3 anni che ci separano dal 2024 saranno 3 anni di rilancio della città, che ora ha le risorse necessarie per poter, diciamo così, far valere la propria mission, che è una città attrattiva, che è una città dal turismo, voglio dire, sfolgorante, dalle tradizioni altrettanto sfolgoranti e soprattutto dai, come dire, dai luoghi della cultura che sono stati per troppo tempo mortificati e che oggi devono essere valorizzati. Il presidente Gianni ha ricordato le iniziative internazionali, il Carnevale, il Festival Pucciniano, il Premio Viareggio, ma ha ricordato anche la Galleria d'Arte Moderna, che è un, come dire, un gioiello di Piazza Mazzini. Ma potrei andare avanti per molto tempo. Noi abbiamo, voglio dire, la casa dove sul lago dove riposa il maestro. Bene, ecco, tutte queste cose messe insieme, assieme al, ripeto, al dinamismo di una città moderna, bene, credo che possano essere requisiti importanti per costruire una storia, che è una storia fatta di suggestioni, naturalmente, in questo momento, ma che crea, secondo me, aggregazione di comunità e crea soprattutto in qualche modo appartenenza.
identità. Sindaco, la devo interrompere, vado un secondo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Bentrovati di nuovo insieme con Carpe Diem, siamo di nuovo in collegamento con il presidente della regione toscana Eugenio Giani e i due sindaci di Lucca Alessandro Tambellini e di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Archiviamo per il momento la questione capitale della cultura e perché i tempi stringano e concentriamoci, come vi ho anticipato, su tutto il resto, quindi su quello che ci riguarda strettamente, l'emergenza sanitaria, Covid, vaccini e il tempo che incombe. Torno dal presidente della regione toscana perché oggi in Toscana è stata una giornata importante perché è stato firmato l'accordo per l'approvazione del farmaco monoclonale. Quali prospettive ci sono, presidente, alla luce di questo accordo raggiunto? Ma l'accordo segna la costituzione di una società che sarà la TLS Sviluppo, che affronta in termini di potenzialità di termine da un punto di vista della ricerca e conseguentemente sperimentazione e poi commercializzazione di quella che è la prima medicina per il Covid-19. Voi sapete come in questi giorni vi è attenzione mediatica sul vaccino per il Covid-19, però una linea di contrasto si compone sia di un vaccino in qualsiasi patologia sia per quello che riguarda il contrasto con una medicina. Quando prendi un'influenza sai che ti puoi vaccinare per poterla prevenire, ma poi prendi l'antibiotico, quello che ti ordina il dottore quando l'hai presa e cerchi di curarti. Ecco, il Covid-19 avrà il vaccino che in questo momento giustamente è desiderato e ricercato da tutti, ma la medicina finora non c'è. La prima vera medicina sarà quella che in alcune realtà del mondo, 4-5 realtà del mondo, e una di queste questa volta è in Italia, nasce da Siena, è l'anticorpo monoclonale, cioè l'anticorpo replicato in laboratorio di chi il Covid l'ha avuto e contemporaneamente ha maturato una immunità con quelle caratteristiche particolari che la TLS, la Tuscany Science and Life, ovvero la Toscana Scienza e Vita, fondazione costituita dalla regione toscana e dal Monte dei Paschi qualche anno fa, è riuscita a sviluppare grazie a una managerialità nella gestione di questa fondazione di Fabrizio Landi e con un coordinatore scientifico d'eccellenza qual è un toscano come Rino Rappuoli, che è considerato il padre del vaccino contro la meningite. Rappuoli fin dall'anno scorso non ha lavorato questa volta sui vaccini, ma sulla replicazione chimica dell'anticorpo, selezionando 450 persone che hanno avuto il Covid-19, che hanno maturato un sistema immunitario e nel riuscire in laboratorio, ovvero al microscopio, a capire quali fra 450 tipologie di anticorpo può diventare vincente per replicarlo su chi vive la patologia del Covid-19. Prima da 450 siamo arrivati a 3, 3 sono stati proiettati sull'esperimento animale, ovvero su dei criceti. Quello che è il risultato migliore ha vissuto 3 fasi di sperimentazione. Siamo all'ultima, probabilmente arriveremo a fornire per l'uso l'anticorpo monoclonale nel mese che può essere fra fine maggio e inizio giugno, e sarà a produrlo la Menarini, e per poter generare la costruzione di questo medicinale, ecco che è stata costituita interamente controllata dalla TLS, da questa fondazione, una società a responsabilità limitata, appunto la TLS Sviluppo, che vede la partecipazione di quello che è stato il contesto locale intorno alla TLS con
Invitalia, questa società a partecipazione pubblica di livello nazionale, che ha portato 15 milioni di euro, utilissimi per continuare con la sperimentazione, prendendosi il 30% di questa TLS Sviluppo. Stamani la firma che avete visto è la costituzione di questa società, che a questo punto passa alla industrializzazione dell'anticorpo monoclonale per poterlo utilizzare con 100.000 dosi in 3 mesi, nel momento in cui viene a essere appunto commercializzato e utilizzato. Presidente, lei è stato tra i primi che con il ritorno dalle festività aveva chiesto anche anticipatamente l'apertura delle scuole. L'apertura delle scuole è stato il vero banco di prova della ripartenza in Toscana con la zona gialla. Ecco, alla luce del nuovo DPCM che contiene diverse e numerose restrizioni perché è stata sposata la linea del rigore, e con la notizia appunto proprio di oggi che le scuole rimarranno chiuse non solo nelle zone rosse ma anche nelle zone gialle e arancione se ci sono più di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Ecco, la nostra situazione non è rosea in Toscana in questo momento perché siamo sopra quota 1.000 contagi, ma soprattutto abbiamo un RT, un indice di trasmissibilità elevato e anche il tasso di positività in aumento. Ecco, la prospettiva della chiusura delle scuole, Presidente, quanto può pesare nell'immediato futuro, anche alla luce di quanto è stato costruito in Toscana? In questo momento, mi tengo a cuore precisare, noi siamo con 1,19, le previsioni della settimana prossima sono 1,17, conseguentemente ad oggi noi siamo in zona arancione e è ragionevolmente prevedibile che rimarremo in zona arancione anche la prossima settimana. Detto questo, rispetto all'RT, il decreto che abbiamo discusso fino a poche ore fa con i ministri Bianchi della pubblica istruzione, Gelmini delle regioni, Speranza della sanità, è un testo che come dire, supera quello che era il momento in cui 2 mesi fa all'inizio di gennaio si discuteva se riaprire le scuole medie superiori. Allora si ragionava su un'analisi del territorio che era quella di un contagio che si proponeva secondo schemi classici delle caratteristiche del Covid-19. E io rivendico con orgoglio di essere stato il presidente di regione che ha voluto per la Toscana ripartire al 50% fisicamente, 50% a distanza, nelle scuole medie superiori dall'11 di gennaio. Per 5 settimane noi siamo stati in zona gialla, quindi nessun livello di trasmissibilità attraverso le scuole medie superiori del virus, perché altrimenti ne avremmo visto gli effetti già dopo la prima settimana, e invece per 5 settimane che eravamo con le scuole medie superiori aperti non ha avuto diciamo consistenza pratica e riflessi sulla situazione epidemiologica. Ora la situazione è diversa. Da qualche giorno le sequenze genomiche che con i nostri laboratori vanno a vedere le caratteristiche del Covid-19 ci mostrano il crescere di varianti e soprattutto la variante brasiliana e sudafricana, che preoccupano ancora più di quella inglese, abbiamo visto si trasmettono attraverso i bambini. Conseguentemente ecco l'Istituto Superiore di Sanità che da qualche giorno, al massimo da 15 giorni, mette in evidenza come ancor più che le scuole medie superiori, sulle quali lei ha visto le zone classificate gialle, arancione e rossa, non subiscono nessuna modifica, ancor più che le scuole medie superiori, ora stiamo parlando proprio dei bambini, e quindi scuole materne, scuole come le chiamiamo, alla luce, Presidente, di una maggiore diffusione del contagio tra i bambini, si dovrà rendere necessario anche
un vaccino presto per loro, oltre che per gli anziani e le persone appunto ad alto rischio? Io lo dico da 6 mesi che ci vuole anche il vaccino per loro, ma evidentemente alle imprese farmaceutiche non conviene e quindi nessuno si è applicato allo studio dei vaccini per i bambini. Fatto sta che oggi i bambini possono essere, dalle teorie di questi giorni e di queste ore, possono essere considerati un tramite di diffusione del contagio, che ha consigliato l'Istituto Superiore di Sanità di introdurre delle norme particolarmente forti per evitare questo contagio. Allora, la proposta di DPCM, che è un atto che dovrà essere approvato entro il 5 di marzo, e quindi entro venerdì o entro giovedì prossimo, perché avremo il primo DPCM firmato da Draghi, quello attualmente in vigore e ancora firmato dal Presidente Conte, prevede quindi una novità proprio, altre novità, ma quella più consistente è proprio quella che lei evidenziava. Il fatto cioè che al di là dell'essere in zona gialla, in zona arancione, in zona rossa, nei comuni dove si viene a creare un contagio che viene riscontrato su base settimanale di più di 250 persone su 100.000 abitanti, ecco, se la regione è in zona arancione o in zona gialla, non importa, si chiudono le scuole di ogni ordine grado in quei comuni. Ad oggi, se fotografiamo la situazione della Toscana in questo momento, i comuni che si trovano in quella situazione su 273 sono esattamente 63. Quindi, ipoteticamente, da quando entrerà in vigore questo DPCM, quindi dal lunedì prossimo, noi abbiamo ancora dei giorni per vedere qual è la situazione nei comuni, ma ipoteticamente quei 63 comuni lunedì si vedrebbero chiuse le scuole, anche se la Toscana, come è probabile, rimane zona arancione per la prossima settimana. Torno dal sindaco del Ghingaro, che oggi ha firmato un provvedimento di chiusura della piazza principale, della piazza Scelle a Viareggio, proprio perché si continuano a notare assembramenti anche nella sua zona. Sì, direi di sì, ma questo sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il presidente Gianni. Massima attenzione da noi in Versilia. C'è stato un aumento dei contagi negli ultimi 15 giorni, un aumento che ha portato ad avere i positivi in tutta la Versilia oggi a 932 e in particolare a Viareggio. Oggi sono 60 in Versilia, 31 a Viareggio. Esattamente, 60 in Versilia, 31 a Viareggio e in tutta la Versilia 932 e a Viareggio 478. Ma il dato che ovviamente io controllo sempre è il dato dei ricoveri ospedalieri. I ricoveri all'ospedale Versilia ne abbiamo circa 70, dei quali 7 in terapia intensiva. Ne avevamo 10 giorni fa circa 35. Quindi è chiaro che questo aumento ci deve far tenere altissima l'attenzione, e il fatto che in Piazza Scelli da sempre ci sia, come dire, un luogo di ritrovo di ragazzi, giovani, che vanno a fare il cosiddetto aperitivo, ma anche fuori dall'orario, diciamo, canonico dell'aperitivo, dove si costituiscono degli assembramenti veri e propri. Noi abbiamo provato in tutte le maniere, con i vigili urbani e con le forze dell'ordine, a consigliare a questi ragazzi di non farlo, perché avrebbero creato complicazioni a loro stessi e agli altri. E alla fine questa cosa è durata anche troppo, e quindi ho deciso di emettere un'ordinanza che entrerà in vigore domattina e arriverà fino al 31 di marzo, che vieta il transito in Piazza Scelle, naturalmente prescindendo da coloro che ci abitano e da coloro che hanno delle attività, in maniera tale da evitare questi tipi di assembramenti. Noi dobbiamo essere in questa fase, proprio perché c'è anche questa ulteriore, delicata situazione sulle scuole. Dobbiamo cercare il più possibile di tenere alta l'attenzione e di rispettare le prescrizioni. Quindi mascherina, distanziamento e soprattutto evitare gli assembramenti. Oltre a Piazza Scelli abbiamo anche degli altri luoghi che teniamo monitorati con grande attenzione.
in particolare naturalmente la passeggiata, ma non solo, e quindi vedrò nei prossimi giorni, a seconda di come andrà la curva dei contagi, quello che possiamo fare prima del fine settimana, quindi prima del weekend, rispetto appunto a questi altri luoghi. Naturalmente il monitoraggio è continuo, come diceva il Presidente, e devo dire, a scanso di equivoci, davvero che la Regione Toscana è presentissima con i sindaci e con i presidenti delle conferenze dei sindaci per aggiornarci continuamente sui dati e per soprattutto sostenere quelle situazioni che sono veramente delicate. Torno dal sindaco Alessandro Tambellini per parlare del reparto Covid a Campo di Marte, da poco inaugurato, 2 milioni di euro per ristrutturare il Campo di Marte, che dovrà essere anche strategia importante proprio in ambito regionale. Però nel frattempo è emerso un problema, il nodo dell'antisismica che non è a norma, non sarebbe a norma. Quindi quali sono le prospettive, se ci sono aggiornamenti su questo anche per la destinazione futura di quell'edificio? Guardi, è chiaro che se si è costruito un nuovo ospedale, si è costruito per alcune ragioni di fondo, perché il vecchio ospedale, ovvero Campo di Marte, aveva delle caratteristiche che non erano più sostenibili quanto ospedale con attività piena per certi conti. Campo di Marte, a mio parere, deve essere destinato a ospitare servizi territoriali sempre di più. Quindi gli adeguamenti si faranno nel tempo e si faranno in ragione di ciò che a Campo di Marte si vorrà immettere. Penso alla scuola infermieri, per esempio, che attualmente è esposta su Maggiano, penso all'hospice, penso ad altre attività significative che possono incrementare i servizi territoriali. Come abbiamo visto durante l'epidemia, i servizi territoriali si sono dimostrati strategici e non basta, si è visto, avere i grandi ospedali. Alcune regioni hanno insegnato questo in modo anche drammatico. Non basta avere ospedali di altissimo livello se non si hanno poi servizi di accompagnamento sul territorio. Campo di Marte è luogo d'elezione per poter diventare una realtà di questo tipo, una realtà composita che si occupi di prevenzione, che si occupi di post-ospedalizzazione, che si occupi cioè di tutte quelle attività che sono a corredo della sanità ospedaliera e che la integrano in ambito territoriale, appunto. Quindi la strategia per il Campo di Marte è una strategia, a mio parere, segnata positivamente. Quando si parlava in passato, con tutte le polemiche relative al Campo di Marte, beh, il tempo ha dimostrato che c'è un indirizzo molto preciso. L'area Covid esiste, è un'area che può essere utilizzata in caso di necessità, e le necessità potranno esserci, vista anche la recrudescenza dell'epidemia in questa fase. Sul Lucca, non, al momento almeno, non abbiamo notizie di particolarissime criticità. È chiaro che bisogna stare molto attenti e soprattutto bisogna, come sempre, confidare la responsabilità delle persone. Abbiamo detto in mille modi che il virus si diffonde a partire dalle nostre gambe, dai nostri movimenti, dai nostri comportamenti. Quindi invitare a una responsabilità collettiva. Capisco che è duro dopo un anno, perché ognuno di noi sa perfettamente che le limitazioni sono limitazioni al movimento, a certe libertà che si erano avute, a una normalità di vita. Però dobbiamo renderci conto che le condizioni attuali ci impongono ancora un'attenzione molto 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 marcata. Ripeto, mi sono informato costantemente sui comportamenti del fine settimana scorso. Bene, non mi sembra che si siano registrate, a differenza di quanto è avvenuto qualche tempo fa, situazioni particolarmente critiche, per cui confido che la vita della nostra città possa avvenire al meglio. È chiaro che ci sono delle categorie in notevole sofferenza, bisogna essere vicini a queste categorie, perché è chiaro che tutto ciò che ha a che fare col turismo, con la ristorazione, col commercio in senso lato, con l'attività delle palestre, l'attività dello sport e tutto quanto, ovvio che soffre. E bisogna che su questo ci siano i provvedimenti opportuni da parte del governo.
Prima di chiudere, Presidente Giani, lei aveva espresso più volte la necessità negli ultimi tempi della produzione del vaccino in proprio, quindi anche a livello proprio regionale e toscano. A che punto siamo su questo? Sarà fattibile? Dopo il mio appello, seguito a quella impostazione che sto cercando ogni giorno di portare avanti, vaccini, 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 dopo l'appello che avevo fatto a verificare se potevano essere convertite delle strutture che io so ci sono in imprese farmaceutiche in Toscana per poter creare o dei punti della catena di realizzazione del vaccino, addirittura la produzione sul nostro territorio. So che l'associazione di rappresentanza delle imprese farmaceutiche a livello toscano sta preparando una risposta costruttiva. E io, a chi mi dice ma è inutile ormai perché tanto i soggetti che ci portano il vaccino sono i Pfizer, l'AstraZeneca, la Moderna, tra poco Johnson & Johnson, io dico che guardate, di questo vaccino ne avremo bisogno almeno per 3-4 anni e ogni anno noi dovremmo, e con noi dico tutta la popolazione italiana e europea, dovremmo somministrarlo, perché è evidente che in una diffusione della pandemia così globale basta sia rimasto indietro qualche paese che la progressività di diffusione continuerà. Un vaccino ha una durata per 10-11 mesi, così ci dicono oggi gli scienziati. Quindi anche per le imprese farmaceutiche un mercato, cioè una domanda e un'offerta conseguente si svilupperà almeno per 3-4 anni. Quindi io spero di instaurare quello stimolo alla produzione, mettendoci anche risorse che possono essere quelle di fondi europei che prevedono stanziamenti a imprese per la ricerca e la produzione di vaccini. È evidente che questo è un ragionamento che può avere dei riflessi fra qualche mese. Oggi quello che c'è da sperare è che arrivino con più rapidità i vaccini con cui lo Stato ha appunto contrattato l'arrivo delle dosi e si possa, fra i vaccini che ogni giorno crescono un livello di immunità, ad oggi abbiamo superato le 310.000 somministrazioni di dosi in Toscana e contemporaneamente la bella spagione che abbiamo visto l'anno scorso da metà aprile in poi aiutarci a ridurre sempre più il numero dei contagiati, si possa appunto pensare per la tarda primavera e l'estate anche una stagione che veda riprendere le attività che caratterizzano la nostra Toscana. Grazie, ringrazio il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per essere stato con noi, per il suo tempo. Grazie. Grazie a voi, un saluto ad Alessandro e a Giorgio e grazie davvero per la compagnia. Ciao Eugenio, a presto. Ciao. Ringrazio ciao. Anche i sindaci, ciao, un Eugenio. Saluto a Giorgio Del Ghingaro e a Alessandro Tambellini per essere stati con noi. Grazie e arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Facciamo un breve break pubblicitario e poi torniamo di nuovo con Carpe Diem, cambieremo completamente argomento, parleremo di violenza e di casi eclatanti di cronaca nera. Ci fermiamo per un breve break pubblicitario e poi torniamo tra pochi istanti. Bentrovati di nuovo insieme con Carpe Diem, cambiamo completamente argomento e come vi accennavo in questa parte parliamo di violenza, anche di casi di cronaca rilevanti per capire come questo fenomeno stia crescendo purtroppo anche durante questo duro periodo di pandemia. In collegamento è tornata con noi la criminologa di Forte dei Marmi, Anna Valli. Bentrovata. Ciao Silvia, grazie per l'invito. Siamo anche in compagnia di Liuva Capezzani, psicologa e psicoterapeuta, si occupa di violenza sulle donne nell'attività privata, ma anche nel pubblico si occupa di emergenza sanitaria. Bentrovata. Bentrovati a voi, salve, grazie.
Come dice anche il titolo di questa parte, parto da Anna Valli, la violenza non è solo una questione legata al genere, quindi al genere femminile, spesso si lega a questa sorta di discriminazione, purtroppo legata alla donna, la distinzione tra maschio e femmina. E quando si invertono i ruoli, la stessa immagine non crea abbastanza indignazione. Ecco, Anna, tu hai con te anche dei numeri per far capire quanto la violenza a tutto tondo sia cresciuta anche negli ultimi tempi. Sì, come dicevi, la violenza non è una questione di genere. Oramai stiamo assistendo a forme di abuso, non soltanto nei confronti delle donne, seppur questi primi mesi del 2021 mostrano come dei dati agghiaccianti per quanto riguarda appunto la violenza contro le donne. In realtà l'Istat ci dimostra come anche molti uomini, siano appunto vittima di abusi da parte di donne, soprattutto di tipo psicologico, perché è chiaro, che un uomo, è più facile che riesca ad agire violenza su di una donna, mentre invece a parti inverse la donna può esercitare meglio una forma di abuso che è di tipo psicologico. E sì, l'Istat nell'ultimo rilevamento utile mostra come oltre 3.154.000 uomini siano vittima di vessazioni anche da parte sia di attuali compagne, ma anche da ex compagne, magari attraverso la negazione di far vedere i figli in caso di coppie separate, e nei casi più gravi si sfocia nell'omicidio, come uno dei casi che fra l'altro ho seguito, ma anche appunto in relazione alla violenza che gli uomini di fatto subiscono, hanno i dati che ho poc'anzi detto, seppur siano rilevanti, in realtà non sono del tutto veritieri, perché proprio in forza di uno stereotipo che continua ad essere legato al genere, l'uomo per la sua virilità magari incontra maggiori difficoltà rispetto E alla lo donna dici nell'abusare. nonostante tu da sempre ti sia occupata dall'inizio della tua attività di violenza anche sulle donne, hai seguito tantissimi casi in questo senso. Proprio da questo parte il tuo spunto a prendere coscienza di questo fatto. La violenza deve essere considerata a 360 gradi e non sottovalutiamo anche quella maschile. Tra l'altro tu ti sei occupata anche di un caso importante come quello dell'uccisione di Marco Benzi, avvenuto nel 2017. Vediamo l'articolo di giornale che abbiamo scorso prima. Assassinato dalla compagna. E tu hai raccontato anche il dolore di una donna in questo contesto, una donna che è la madre appunto di Marco Benzi, che dopo aver subito una violenza, una tragedia atroce, ha dovuto anche subire un altro tipo di violenza, quella che viene dalla rete e dai media. È così, Anna. Sì, perché come dicevi, Marco è stato assassinato nel sonno mentre dormiva dalla sua compagna. Convivevano, avevano da 4 anni che conducevano questa relazione e lei l'ha brutalmente ucciso a colpi di martello durante il sonno e dopo essersi resa conto che comunque respirava lo ha strozzato. I fatti sono stati scoperti dall'ex marito di lei, che si era precipitato a casa della coppia perché quella stessa mattina Marco, di poco più che quarantenne, aveva 42 anni quando è morto, avrebbe dovuto portargli, come tutti i sabati faceva, i bambini. E praticamente questa donna, Sabrina Amico, si è presentata fuori dalla porta tutta cambiata, profumata, dicendo al marito che in realtà il Marco non si era presentato con i bambini perché era andato a Barcellona con degli amici e l'ex marito si era subito insospettito. E infatti l'esito era il più letale. Marco è stato ucciso il 25 di novembre del 2017, quindi una data no, che tutti sappiamo essere la giornata contro la violenza sulle donne, in cui addirittura di portata internazionale, in cui si cerca di contrastare questo fenomeno. E la signora aveva addotto all'arrivo delle forze dell'ordine di aver ucciso appunto Marco perché si era resa conto che in realtà lui abusava dei figli avuti con l'ex marito e degli animali di casa. Chiaramente è stato esposto dal Fatto che è gruppo stato mediatico. accertato non essere vero. Esatto, è stato Tra l'altro accertato la non donna è essere stata vero. prosciolta per infermità mentale.
Sì, è stata ritenuta non imputabile, adesso sta scontando una misura di sicurezza, la sua pena, insomma, quelli che erano in una REMS, che erano gli ex ospedali giudiziari, di fatto appunto gli è stata inflitta pena, che poi in realtà è una misura di sicurezza, quindi deve trascorrere 10 anni in questo centro di riabilitativo, perché sono residenze riabilitative, ma purtroppo nonostante appunto le indagini abbiano dimostrato come niente, nessuna accusa mossa all'ex compagno fosse veritiera. In un primo momento, come dicevi prima, Katia ha subito anche un altro tipo di violenza, perché il figlio è morto di sabato, a lei gli hanno consentito di vederlo soltanto il lunedì successivo e di apprendere, soprattutto ha appreso la morte del figlio da Facebook, perché chiaramente di fronte ad una donna che dice ho ucciso il mio compagno perché abusava dei bambini, non ci si è preoccupati, diciamo, di anche tutelare quelle che erano esigenze È situazione che minime. oggi è molto frequente. Sì, purtroppo sì, la gogna mediatica, che poi, come dice sempre mamma Katia, in realtà quando poi le indagini, quindi hanno fatto il suo corso, è stato dimostrato che Marco aveva avuto soltanto la colpa di aver paventato la possibilità di lasciarla. Diciamo che alla notizia non gli è stato dato uguale risalto, quindi la sua innocenza, come Certo. le accuse infamanti che gli Vado erano state mosse. da Liuva Capezzani per parlare di un altro tipo di violenza che è sempre più frequente nell'ultimo tempo, che è quello incredibilmente rivolto agli operatori sanitari, in particolar modo le donne. Sì, è un tipo di violenza che è andata incrementando negli ultimi anni, soprattutto come dicevi, a carico delle donne, perché sono cambiati un po' i sistemi relazionali che hanno regolato i rapporti medico-paziente, sono cambiati anche i sistemi organizzativi interni alle strutture sanitarie. E quindi da una parte ci sono dei problemi organizzativi, le lunghe attese, le lunghe difficoltà di accedere ai servizi, di prenotare, dall'altra Proponiamo c'è anche una qualità. qualche articolo sull'argomento di una donna che è stata aggredita da un paziente che richiedeva la presenza di un medico vero, perché lei non lo era in quanto donna. Se Esatto, Giampiero dalla regia lo una trova, discussione. ce lo fa vedere. Non Sì. questo. Prego, prego. Questo spiega come la violenza poi abbia a che fare non soltanto con gli aspetti fisici e quindi con la vessazione fisica, ma anche con delle discriminazioni che hanno a che fare con il genere, con l'attribuzione di competenze, con il senso di dominio anche, no? Perché quando noi discriminiamo una donna per il genere, in qualche modo richiamiamo quello che è l'antica questione del dominio maschile sulla donna, che è un dominio di potere orientato all'appropriazione in qualche modo del potere generativo, come in genere come dire, si vogliono interpretare alcune forme di violenza fisica o i femminicidi, quindi un potere che tende a voler riacquistare la capacità rigenerativa, la capacità riprocreativa, ma anche la proprietà di godimento, no, delle relazioni stesse. Non a caso poi abbiamo quasi sempre temi di gelosia, temi di esclusività con altri rapporti, però nei confronti degli Quali operatori casi sanitari la questione. ci può riportare, visto che lei è dentro questa situazione? In ambito sanitario abbiamo avuto per esempio anche delle psichiatre che sono state oggetto di vessazioni e di diciamo, violenza fisica, ma quello che a me preme raccontare adesso, al di là delle specifiche casistiche, è che queste violenze sono determinate spesso anche da un cambiamento delle aspettative nei confronti del rapporto di cura. Cioè, se una volta il medico era colui da cui ci si aspettava un potere anche sacro, salvifico,
E oggi invece lo si vede come un operatore che abusa del proprio potere, del proprio tempo, che non determina, non offre attenzione e cura al paziente, allora c'è qualcosa che non va nella qualità delle aspettative, nella qualità della cura. Abbiamo visto sotto la pandemia come molti operatori sanitari siano stati riabilitati ad eroi. Perché? Perché erano dei guaritori feriti, perché avevano sofferto, perché si erano sacrificati. L'eroe, in qualche modo richiama il termine greco eros, che si collega al termine che è latino servo, ma servo nel senso di, come dire, perseveranza, di sacrificio, di donazione. Quindi quello che manca nella cultura odierna, che non è solo quella, la cultura sanitaria, ma la cultura civile, è la condizione di dedizione all'altro. Quando manca questa caratteristica, da un punto di vista percettivo, si mettono in atto dei comportamenti violenti, perché ci si aspetta di ricevere dedizione, di ricevere attenzione, soprattutto quando si ha a che fare con il corpo. La violenza fisica ha a che fare con il corpo, ha a che fare anche con la dignità, soprattutto quella psicologica, ma se noi parliamo di violenza, di aggressioni, se parliamo di omicidi, se parliamo di questo tipo di reati, parliamo di una violenza fisica e quindi di un rapporto alterato con, diciamo, con la prossimità all'altro, con l'accoglienza della fisicità all'altro. Torno da Anna per chiederle lo spettro dell'impunità, che è ancora molto diffuso verso i reati di questo tipo, fa temere maggiormente le donne dallo sporgere denuncia e quindi anche raccontare le violenze di cui sono vittime. Vedevo prima dalla regia che ci mandavano appunto l'articolo per quanto riguarda anche una sentenza della Cassazione, se riusciamo a rivederlo, quello che riguarda la sentenza del 2017, la Cassazione aveva annullato una condanna per violenza sessuale. La ragazza non si era opposta con tutte le sue forze perché indossava i jeans. Ecco, questo vuol dire che la giustizia in questo, Anna, sta facendo ancora la sua parte. In realtà, sicuramente bisognerebbe intervenire a livello giudiziario, ma quello che bisogna contrastare è lo stereotipo di genere, perché non è ammissibile che si possa dire e escludere addirittura, o che sia un aggravante, addirittura la punibilità. Perché si dice la ragazza in quel caso indossava i jeans e quindi è impossibile perché erano talmente stretti che se fosse stata Soprattutto appunto se viene dai giudici violentata. della Corte Suprema. Esatto, questo è diciamo grave perché appunto si va a reputare, ad escludere o un aggravante o comunque addirittura completamente reato di violenza sessuale perché si dice la ragazza aveva i jeans stretti e quindi è impossibile che sia stata violentata. Perché quei jeans non potevano essere tolti senza la sua collaborazione. Allora quello che io dico e dico sempre, la necessità è proprio quella di sradicare lo stereotipo, perché la donna, e questa sentenza purtroppo ce lo ricorda, è ancora rimasta all'idea te la sei andata a cercare. Cioè se tu hai un tipo di abbigliamento e quindi in qualche modo subisci violenza, è perché in qualche modo è provocato e anche se cerchiamo nella società di illuderci forse che di aver ottenuto una parità di genere, anche queste sentenze ci dimostrano come in realtà non sia così. Quindi, è opportuno sì intervenire nell'ambito della giustizia, ma anche promuovere un'ora, io penso un'ora alla settimana di insegnamento nelle scuole basata sull'educazione al rispetto. Al rispetto, perché se non si parte da quelle cose lì non ne usciremo mai. Poi è chiaro che seppur la giustizia sia leziosa, non deve passare il messaggio che non si debba denunciare. Bisogna farlo con tutte le forze e comunque cercare di tutelarci in prima persona, perché è chiaro che se noi non sporgiamo denuncia è ancora più difficile, no? Avere un intervento da parte della magistratura o delle forze di polizia. Quindi ecco, sostanzialmente bisogna intervenire su più punti e non soltanto dal punto di vista, diciamo, della giustizia, ma anche nelle scuole, bisogna educare al rispetto e
e cancellare una società dove esistono ancora colori per maschi e colori per femmine. Ecco questo. Bisogna partire dalle scuole, Liuva Capezzani, perché è un fatto soprattutto culturale. Brava, è un fatto culturale, ma in merito all'episodio che è stato citato, per esempio, andrebbero conosciute alcune dinamiche di natura neurologica, neurofisiologica, con le quali noi rispondiamo o reagiamo di fronte alle minacce. Il fatto che uno non reagisca di fronte a un'aggressione non vuol dire che colluda con quell'aggressione o che sia consenziente, perché di fronte a una minaccia fisica, si può reagire non solo aggredendo, scappando, difendendosi, ma anche paralizzandosi, come avviene per esempio negli animali che simulano la morte in modo da creare un deterrente per chi lo aggredisce. Allora bisogna essere consapevoli non solo che esistono degli stereotipi che vanno sradicati, come dicevano, ma bisogna anche conoscere alcune dinamiche psicologiche per poter poi ragionare bene su quelle che sono le collusioni o non collusioni. E laddove anche ci fosse, per esempio, una sorta di collusione, non sempre questa collusione nasce come dire, dal piacere di fare una cosa che poi viene giudicata come reato, ma spesso è una strategia difensiva acquisita da storie passate di abusi e violenze, dove la sessualità, o meglio, la seduzione e il consenso alle avanza è una modalità per sopravvivere delle minacce. Ora è chiaro che tutte le valutazioni vanno fatte in rapporto all'hic nunc, cioè al momento e al luogo in cui i fatti avvengono, no? E quindi bisogna capire se una persona in quel momento era in condizioni così traumatiche, se trasportava con sé delle difese già strutturate o se invece stava reagendo in maniera lucida. Però sono conoscenze queste che vanno acquisite non solo da parte dei professionisti, quindi bisogna avere una cultura interdisciplinare, ma bisogna anche che nelle scuole, come dicevi prima, possano passare delle conoscenze che riguardano la nostra psicologia, perché non ci siano i sensi di colpa, perché non ci siano poi le persecuzioni a queste condotte qua o delle stigmatizzazioni. Nelle scuole si stanno facendo per esempio dei programmi di alfabetizzazione alle emozioni e di empatia, e questi programmi passano ad esempio attraverso anche la digitalizzazione, l'uso di alcuni software dove si implementano dei programmi di role playing, no? Dove c'è uno che aggredisce, uno che subisce, si cerca di domandare che cosa può provare l'altro, la vittima, per esempio, cosa può provare l'aggressore. È importante nell'educazione o nella formazione ai ragazzi far capire che anche l'aggressore è una persona che ha dei problemi e che anche l'aggressore non va stigmatizzato perché ha delle dinamiche che devono essere percepite per tempo, cioè rilevate, si deve acquisire una capacità ai segnali deboli, cioè a quegli indicatori che ci permettono di dire può essere pericoloso, in modo tale da poterlo gestire, oltre che avere una capacità di leggere la vittima come una persona che ha una struttura, un'organizzazione di personalità che si è venuta formando a fronte di altre dinamiche, spesso sono dinamiche familiari, spesso le vittime sono anche vittime che assistono alla violenza domestica, ma possono anche essere persone, come dire, che non hanno avuto delle esposizioni particolari di violenza, ma sono semplicemente persone più sensibili, sono persone molto più calme, che non hanno la capacità di reagire in modo immediato a delle provocazioni. Ecco, bisogna, a mio avviso, portare nelle scuole questo tipo di conoscenza e anche implementare dei programmi, fatti anche con degli strumenti digitali che possono accattivare i ragazzi. Questo, Devo interrompere secondo me, è purtroppo perché i tempi stringono. Siamo in conclusione di questa puntata e ringrazio per essere intervenute Anna Valli, grazie, e Liuva Capezzani. Grazie, grazie. grazie per essere state con noi e alla prossima.